Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo del processo Sanitopoli, giudici da questa mattina attorno alle 10.30 in Camera di Consiglio per quanto riguarda il processo che si sta celebrando alla Corte d'Appello di L'Aquila. La sentenza dovrebbe essere letta attorno alle 17.30, almeno così hanno comunicato i giudici davvero pochi minuti fa. Intanto andiamo a vedere insieme il servizio sulla mattinata di Filippo Tronca. Il giorno più lungo per gli imputati eccellenti del processo Sanitopoli, che nel luglio 2008 smantellò la classe dirigente abruzzese, facendo finire in carcere l'allora presidente della regione Ottaviano Del Turco e alcuni suoi assessori. Questa mattina, dopo le ultime brevi arringa dell'avvocato Cristiana Valentini, che difende l'ex manager dell'ASL di Chieti, Luigi Conga, i giudici della Corte di Appello, Luigi Catelli, Luigi Cirillo e Armanda Servino, sono entrati in Camera di Consiglio intorno alle 10.30. La sentenza è attesa nel pomeriggio. E una cosa è certa, quella che sia farà discutere. Al centro della vicenda una somma pari a 15 milioni di euro di presunti tangenti versati in misura diversa agli imputati da Vincenzo Maria Angelini, ex patron della sanità privata abruzzese, condannato a 3 anni e mezzo, grande accusatore di Del Turco, in cambio di un trattamento di favore nelle politiche di riduzione della spesa sanitaria intraprese dalla regione. Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e mezzo, era oggi presente in aula assieme al figlio. Si è detto sereno, altro non aggiunto, poi è ripartito alla volta di Collelongo, dove attenderà la sentenza. In aula c'era anche Bernardo Mazzocca, ex assessore alla sanità, condannato a 2 anni, e l'ex capogruppo regionale del PD, Camillo Cesarone, condannato a 9 anni. Gli altri accusati sono, lo ricordiamo, Luigi Conga, 9 anni, l'ex parlamentare del PD, Sabatina Raku, 4 anni, l'ex segretario dell'ufficio di presidenza della regione, Lamberto Quarta, 6 anni e 6 mesi, l'ex assessore attività produttive Antonio Boschetti, 4 anni. In sede di appello il procuratore generale Ettore Picardi ha chiesto però pene più miti e la prescrizione per il grande accusatore e imputato Vincenzo Angelini. E Del Turco e gli altri imputati confidano però fortemente che oggi pomeriggio la sentenza di primo grado venga ribaltata. Nelle loro accolorate arringhe gli avvocati difensori hanno ribadito che quella sentenza non è infatti tenuta logica, l'hanno definita un campionario stupefacente di insensatezze, senza prove a supporto, visto che non c'è traccia delle presunte mazzette e tutto si basa sugli improbabili racconti di un imprenditore privato della sanità che temeva i tagli del budget all'intero settore e più ferri controlli che Del Turco stava imponendo. Al contrario, ha ribadito l'accusa per voce del procuratore Picardi, anche senza riscontri patrimoniali del passaggio di denaro, gli elementi probatori sono solidi e sufficienti. Altra grande inchiesta che sta arrivando a conclusione è quella che riguarda la Commissione Grandi Rischi. Anche qui giudici in Camera di Consiglio a Roma, in Cassazione. Da questa mattina l'udienza pubblica si è conclusa ieri in tarda serata. Intanto vediamo invece le immagini che si riferiscono alla lettura del dispositivo della sentenza in appello all'Aquila. Dicevo, l'udienza pubblica si è conclusa ieri in tarda serata e oggi il collegio presieduto da Fausto Izzo si è riunito per decidere il verdetto. La Suprema Corte dovrà e deve esaminare i ricorsi presentati dalla Procura Generale dell'Aquila, dalle parti civili, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di responsabile civile, dall'imputato Bernardo De Bernardinis, ex vicecapo della Protezione Civile, contro la sentenza emessa proprio dalla Corte d'Appello il 10 novembre 2014. I giudici di secondo grado avevano assolto 6 dei 7 imputati, tutti sotto processo per omicidio colposo e lesioni. Secondo l'accusa, i 7 componenti della Commissione Grandi Rischi, organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, avrebbero dato rassicurazioni infondate alla popolazione dell'Aquila alla vigilia del terremoto che il 6 aprile del 2009 causò la morte di 309 persone all'Aquila e nella provincia. In primo grado tutti gli imputati erano stati condannati invece a 6 anni di reclusione, mentre la Corte d'Appello ha condannato soltanto De Bernardinis a 2 anni con la sospensione della pena e la non menzione. Andiamo avanti, un'altra inchiesta che riguarda sempre il terremoto, un altro filone della Grandi Rischi, il cosiddetto processo Grandi Rischi bis, slitta al prossimo 4 marzo e si avvicina sempre di più la prescrizione. Le accuse per quanto riguarda l'ex capo dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso sono di omicidio colposo plurimo e lesioni.
Il processo si sta celebrando presso il Tribunale di L'Aquila. Ovviamente questo slittamento, come detto, avvicina sempre di più alla prescrizione, cosa che è stata fatta notare al giudice Giuseppe Grieco, ma lo stesso ha detto che la prima data utile per poter celebrare questo processo è proprio a marzo del prossimo anno. Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina politica. Tutela delle bellezze del territorio e rispetto della volontà popolare. SEL presenta un'interpellanza rivolta al Premier Matteo Renzi sul tema del Parco della Costa Teatina dopo la bocciatura del MISE in merito alla perimetrazione. Il servizio di Francesca Romana Testi. Un patrimonio naturale dove regna la biodiversità e la forza dell'Abruzzo, i suoi parchi. Il Parco della Costa Teatina torna a far discutere. Dopo un'attesa lunga, tantissimi anni, la minaccia delle trivelle ha portato ad una velocizzazione dei tempi per giungere ad una perimetrazione che desse la possibilità di mettere al sicuro una delle aree più belle della regione. Non solo dell'Abruzzo, ma di tutta la costa adriatica. Un'area che può avere uno sviluppo turistico importante, un'area in cui sono addensate naturalmente molte attività economiche che vanno tutelate, perché non è affatto vero che in un'area destinata a parco non ci possano essere attività agricole, artigianali ed economiche. Ma oggi, dopo le vicissitudini con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il MISE, si arriva ad un'interpellanza parlamentare per chiedere la sua salvaguardia e SEL a presentarla. Adesso il problema si chiama Parco Nazionale della Costa Teatina e manca soltanto questa firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, e noi vogliamo capire per quale motivo non la mette. Se ci sono dei motivi ostativi che hanno una connotazione giuridica, lo si dica, altrimenti altrimenti si viene meno ai propri doveri d'ufficio. Un abuso nei confronti della volontà popolare ed anche di quella delle istituzioni locali che tanto hanno fatto per vedere rispettata una delle peculiarità della terra che continua a vivere per promuovere le sue bellezze e sviluppare il turismo. Ma non si tiene in considerazione che la biodiversità è la vita. La biodiversità significa, diciamo, avere l'opportunità anche di mangiare, di avere le medicine, di avere, diciamo, tutte le cose che ci rendono, diciamo, civili e ci fanno stare bene. Quindi quando si pensa alle varietà di produzioni significa che c'è stato qualcuno che negli anni le ha mantenute e le ha coltivate e le ha rese, diciamo, comprensibili ai cittadini. Spesso non ci rendiamo conto che respiriamo perché ci sono gli alberi. Adesso ci occupiamo di un'altra area marina protetta che già lavora da diversi anni, e cioè quella della Torre del Cerrano. Qualche giorno fa c'è stata una conferenza stampa dei nuovi vertici dell'area marina protetta, sulla quale è intervenuto con un comunicato arrivato anche alla nostra redazione l'ex presidente della MP Benigno D'Orazio, che ha voluto replicare così alle accuse mosse dal nuovo CDA anche in merito ai conti dell'ente. Il servizio di Elisa Leuzzo. Le dichiarazioni del nuovo CDA dell'area marina protetta del Cerrano non sono piaciute all'ex presidente Benigno D'Orazio, che a pochi giorni dalla conferenza dei vertici replica le accuse del nuovo consiglio di amministrazione tracciandolo di ignoranza e malignità. Il bilancio dell'area marina protetta non è assolutamente in rosso, anzi, afferma D'Orazio, grazie all'attività 2014 il bilancio attuale è più che soddisfacente, dato straordinario se si considera il mancato versamento di quanto dovuto dagli stessi soci, comuni di Pineto, Silvi e Regione Abruzzo. Secondo D'Orazio, la Cerrano Trade ha chiuso il bilancio al 30 ottobre in attivo, circa 10.000 euro. Ad oggi si è in attesa del completamento di varie erogazioni. Tra queste, la più importante riguarda il progetto Blue Data, per il quale sono in corso le adeguate verifiche in sede amministrativa e giurisdizionale. Purtroppo, dichiara D'Orazio, non è stato evidenziato come il progetto sia garantito sia in sede regionale che verso le banche da specifiche fideiussioni. Nessuna vicenda inerente al progetto può dunque riverberarsi negativamente né per la Cerrano Trade né tantomeno per l'area marina protetta. Proprio grazie alle attività della Cerrano Trade e dunque anche al progetto Blue Data, recentemente il Ministero dell'Ambiente ha attribuito circa 80.000 euro all'area marina protetta in virtù delle
delle straordinarie performance 2014 che l'hanno collocata ai vertici nazionali assoluti. Questi fondi, non ancora presenti in bilancio, costituiscono un tesoretto di cui la MP gode grazie all'opera dell'uomo solo al comando. L'ex presidente precisa infine di non aspettarsi ringraziamenti, ma almeno un normale colloquio informativo, come chiesto e rifiutato dall'attuale presidente pro tempore, che al contrario si è lanciato in inventive contro D'Orazio, reo di aver difeso in sede giudiziaria le proprie idee propugnate da anni sulla necessità di riformare lo statuto prima di nominare un nuovo CDA. Ed ora apriamo la pagina del lavoro e dell'economia. C'è molta preoccupazione a Penne per il nuovo piano della Brioni che prevede dei tagli. I rappresentanti dei lavoratori si sono rivolti al sindaco nell'incontro che si è svolto ieri in comune. Vediamo. La Brioni Roma Style, l'azienda manifatturiera leader del settore qui a Penne, fa di nuovo parlare di lei. E noi abbiamo convocato questo incontro perché siamo molto preoccupati per la situazione della Brioni Roma Style. Abbiamo appreso dei 50 licenziamenti che verranno effettuati entro la fine di quest'anno, altri ne sono stati annunciati e quindi intanto noi intendiamo manifestare questo sentimento di preoccupazione. Intendiamo inoltre manifestare tutta la nostra vicinanza ai lavoratori della Brioni, diremo loro che ci impegneremo appunto per salvaguardare i posti di lavoro e soprattutto ciò che chiediamo alla società è un piano di rilancio serio. Sinceramente abbiamo sempre collaborato cercando di trovare le soluzioni migliori, dal 2009 a oggi abbiamo utilizzato un po' tutti gli ammortizzatori sociali, ormai siamo diventati degli esperti, noi puntiamo ad avere un impatto sociale il minimo possibile, questo è logico. Dobbiamo vedere attraverso anche questa mobilità volontaria che si è aperto la natura del problema. In base a come sarà la natura del problema l'affronteremo in un piano che prevede incontri continui, bisettimanali con l'amministratore delegato a partire da gennaio dell'anno prossimo. Quindi dal gennaio del 2016 a marzo del 2016 lavoreremo per trovare la soluzione migliore insieme all'azienda, all'amministratore delegato legato e a chi rappresenta l'azienda naturalmente. Nel prossimo servizio invece andiamo a fare il punto sull'imprenditoria femminile. Le donne al di sotto dei 35 anni rappresentano le imprenditrici più innovative con più successo sul territorio abruzzese e in larga scala la percentuale più alta nel territorio nazionale. I dati sono diffusi dalla Camera di Commercio di Pescara che analizza un andamento in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Il primato degli ultimi giorni è il tasso di femminilizzazione delle imprese under 35. Siamo oltre il 30% e la media nazionale è quasi al 28%. E il dato è estremamente interessante perché rappresenta un'imprenditoria femminile giovane che si lancia in settori innovativi. E quindi non è soltanto l'impossibilità di entrare nel mondo del lavoro da dipendenti, è anche proprio la voglia, dimostra la voglia delle donne di fare impresa, di fare un'impresa nuova. Secondo un altro studio, gli imprenditori italiani messi a confronto con quelli di altre nazioni soffrono di scarsa formazione derivante da carenze nel campo scolastico che offre programmi meno in linea con gli standard internazionali. Ecco dunque che le camere di commercio arrivano a riempire questo vuoto. Noi investiamo moltissimo in formazione, nel scorso anno abbiamo fatto più di 250 corsi di formazione online o dal vivo, fra le 700 e le 1000 ore di formazione coinvolgendo quasi 49.000 persone. Quindi il tema della formazione sia al femminile che al maschile, ma tanto più al femminile, è sentito moltissimo nel nostro paese e noi cerchiamo di dare questo contributo attraverso l'offerta formativa interna che la nostra azienda propone. E adesso allarghiamo ancora di più lo sguardo sull'economia regionale perché sono stati diffusi i dati del Cresa, bene il manifatturiero ma l'occupazione continua a calare. Vediamo il servizio di Filippo Tronca. Paradossi delle timide riprese economiche. Il settore manufatturiero in Abruzzo nel terzo trimestre 2015 vede aumentare il fatturato del 6,7% e anche l'export e gli ordini interni. Eppure l'occupazione cala un po' in tutti i settori, ad esclusione della chimica farmaceutica e dei mezzi di trasporto, con 1.700 posti, l'1,7%, che si sono persi.
Questo scenario meritevole di riflessione è restituito dall'indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere realizzato dal CRESA, condotto su un campione di 426 imprese. Lo studio conferma che in Abruzzo l'economia manifatturiera è trainata soprattutto dalle grandi imprese, oltre 250 addetti, principalmente operanti nel settore automotive e della farmaceutica, che alzano la media generale del fatturato e dell'export. Ma piccoli segnali di ripresa si vedono anche nelle piccole e medie imprese. Altro dato positivo, le nuove imprese nate, 570, segno di fiducia, che però non riguarda il settore artigianale, dove invece si registra un preoccupante calo. Resta da capire perché allora l'occupazione cala. Lo spiega il segretario generale Prospero Cocco. Le aziende, per far fronte alla crisi, hanno razionalizzato la produzione, investendo in automazione, nuovi macchinari che non hanno più bisogno di operai in carne ed ossa. Ci sono segnali di ripresa evidenti, c'è un fatturato che cresce e una produzione che crescono rispettivamente del 5,7% e del 6,7%, però ovviamente il settore trainante è quello dell'automotive e dell'elettromeccanica. Però non disdegniamo segnali di ripresa anche dagli altri settori del Made in Italy, seppure in maniera meno forte, meno incisiva. Quali sono questi settori? I settori sono soprattutto quelli della pelletteria, della valvibrata e altri settori che si attestano sui prodotti del Made in Italy. Da produzione e fatturato, però c'è un dato negativo per l'occupazione, almeno 1,7% registriamo nel terzo trimestre del 2015, e quindi c'è una sorta di antitesi fra i dati positivi di produzione e fatturato. Perché accade questo? Accade questo perché le industrie si stanno ristrutturando, da un punto di vista dimensionale si stanno attrezzando e quindi anche da un punto di vista del loro essere giuridico stanno rafforzandosi in società. E questo significa che automatismi che intervengono all'interno della grande industria e quindi anche produzioni che vengono in qualche maniera meccanizzate espurgono dalla lavorano produzione. Più le macchine che gli esseri umani. Esatto, espurgono dalla produzione gli esseri umani e quindi la manodopera. Il problema dell'occupazione rimane, le variazioni sono frequentemente negative rispetto al trimestre al trimestre precedente, quindi al secondo trimestre 2015, ma semplicemente perché il terzo trimestre è il mese delle ferie, il mese in cui cade agosto, quindi in ogni caso le attività si rallentano. Migliori invece segnali sotto il profilo tendenziale, quindi rispetto al terzo trimestre del 2014, con l'unico neo dell'occupazione. Presentata questa mattina nella sede di Confcommercio Chieti la giornata della legalità che si terrà il prossimo 25 novembre. Paolo Renzetti. La Confcommercio scende in campo per la legalità. Questa mattina a Chieti avete presentato questa iniziativa che si svolgerà il 25 novembre. Questa giornata di mobilitazione nazionale legalità mi piace per l'importanza di non abbassare la guardia su un argomento così importante che è quello della legalità. Non devono abbassare la guardia le imprese, non devono abbassare la guardia le istituzioni, non devono abbassare la guardia le rappresentanze di imprese che siamo noi, che in quanto forma di aggregazione sul territorio e nelle categorie hanno qualche responsabilità in più, perché in un certo senso siamo il primo argine dell'illegalità nel mondo economico. Una impresa su due valuta aumentati i fatti criminosi rispetto a qualche anno fa. Quindi la riflessione è che abusivismo, contraffazione, taccheggio, furti, rapine, estorsioni e altri fenomeni criminosi recano un danno, sottraggono agli imprenditori e al nostro paese circa 26 miliardi di euro l'anno, con la perdita di 260.000 posti di lavoro regolari. La posizione di Confcommercio è quella di tolleranza zero. Qual è il messaggio che noi vogliamo dare alle nostre imprese, ai nostri iscritti? Che denunciare si deve, perché è un dovere giuridico e morale, che denunciare si può, perché non si rimane soli dinanzi alle minacce e alle sfide della criminalità. Denunciare conviene perché comunque costruiamo per le nostre imprese un futuro e quindi è un investimento.
Il 20 novembre 194 stati celebrano la giornata mondiale dei diritti del bambino sancita nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A Pescara sono stati liberati in cielo centinaia di palloncini bianchi per ricordare l'anniversario. È la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una data che celebra la Convenzione internazionale che venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. I quattro principi fondamentali della Convenzione sono il principio di non discriminazione, il superiore interesse del bambino, il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo e l'ascolto delle opinioni del bambino. A Pescara oggi i bambini liberano simbolicamente in cielo palloncini bianchi, simbolo di purezza, legando i loro pensieri come missive destinate all'eternità. È importante ricordare che bisogna sempre e comunque salvaguardare i bambini, perché sono il nostro futuro. Purtroppo nella società, purtroppo nel mondo, tanti bambini vengono sfruttati. Noi facciamo Kiwanis per questo, perché vogliamo bene ai bambini. Perché questo è il punto che ci accomuna a tanta gente che vogliono bene i bambini. Noi lo facciamo concretamente e lo facciamo con questo. Col progetto Eliminet abbiamo salvato e stiamo tentando di salvare dalla morte certa 129 milioni di bambini che muoiono con il tetano, per il tetano. Restiamo ancora a parlare di bambini. L'Università dei Bambini d'Abruzzo, Unibam, ha compiuto i 10 anni di attività. Andiamo a vedere che cos'è l'Unibam e quali sono le attività per il 10° anniversario. Bambini che si confrontano con vere e proprie lezioni universitarie di fisica, chimica, filosofia, statistica ed informatica. È l'Università dei Bambini che in Abruzzo ha compiuto 10 anni. Un'esperienza nata nel nord Europa e precisamente a Tubinga, in Germania, dove nel 2002 si è installata la prima Kinder University. Dall'ottobre del 2006 l'Unibam è arrivata a Pescara, dove è diventata un punto di riferimento per gli alunni e gli insegnanti di molte scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine. Quest'anno, in concomitanza con il 10° anniversario, l'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, affiancata dalla coordinatrice del progetto, Barbara Magliani, ha esposto le principali iniziative previste. È chiaramente comprensibile vedere come i bambini riescono ad apprendere anche concetti molto complessi se presentati a loro in maniera adeguata. Quindi è un grande laboratorio Unibam. Quest'anno riusciremo a portare al di fuori della nostra provincia di Pescara i bambini che andranno andando nei laboratori del Gran Sasso a fare delle lezioni di fisica e poi andranno anche all'Università di Teramo a fare delle lezioni di chimica. Andiamo avanti adesso a Pescara. Il Centro Teatrale Artis ed il Comune hanno presentato il progetto Adotta un allievo per la ricerca di fondi privati per sovvenzionare borse di studio che possano permettere ai ragazzi di partecipare a corsi teatrali ed allontanarsi dal disagio giovanile. Dinanzi all'indebolimento, diciamo, che sappiamo del comune, delle capacità di dare sostegno economico, non si può alzare bandiera bianca e dire non ci stanno i soldi. Bisogna attivarsi, noi dobbiamo attivarci perché ha relazioni con l'Europa ma anche con i privati, con dei privati illuminati, e tanti ce ne sono in questo territorio, che possono e vogliono collaborare a far crescere la cultura pescara. Voi avete questa mattina presentato questo progetto Adotta un allievo con il comune di Pescara. Vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta? Artis è una scuola di teatro che è nata nel 99, quindi abbiamo una grande esperienza. Abbiamo visto col tempo che l'attività teatrale per i ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale può essere un'attività che li può distrarre da un disagio, dal disagio giovanile. Chiediamo ai privati, ad attività commerciali, attività imprenditoriali, di adottare un allievo, cioè di mettere a disposizione dei fondi per una borsa di studio per poter frequentare i nostri corsi. Possono andare dai corsi di teatro a quelli di musica d'insieme, dal corso di scrittura creativa a quello di sceneggiatura, dal corso di canto, quindi una serie di attività che permettono ai ragazzi di costruirsi una personalità.
E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano, perché questa sera si gioca all'anticipo allo stadio Adriatico Cornacchia tra Pescara ed Avellino, uno stadio blindato per l'arrivo di circa 700 tifosi irpini e anche per l'innalzamento dei livelli di sicurezza antiterrorismo. Sul fronte del Pescara e della squadra, a centrocampo rientrano i nazionali Verre e Mandragora, davanti dovrebbe giocare il trio Benali, Caprari, La Padula. Ascoltiamo adesso il tecnico del Pescara, Massimo Oddo. Noi siamo una squadra votata all'attacco, che cerca sempre di fare il suo gioco, di proporre le sue idee di gioco, e siamo bravissimi a fare questo. Ci siamo resi conto durante questo cammino fino a questo punto che ci sono tante squadre che anche per bravura non ti consentono di fare il tuo gioco, e allora a volte non devi andare per inerzia e consentire agli altri di farti fare quello che non vogliono farti fare, ma devi anche saperti adattare a fare un certo tipo di gioco per poi portarti a fare quello che vuoi tu. E quindi per forza di cose deve essere una squadra più matura sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto dei passi avanti a Como, nel senso che non abbiamo fatto sicuramente una grandissima prestazione sul piano del gioco, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione sul piano della compattezza, dell'unione di gruppo, raggiungendo un risultato secondo me importantissimo. Se noi consideriamo che siamo quinti, ma a un punto, a due punti, a tre punti abbiamo tante squadre dietro, vuol dire che tutte si possono inserire. Io credo che ci sono squadre che abbiano ottimi organici anche per poter ambire a lottare per posizioni più avanzate. Una di queste è sicuramente l'Avellino. L'Avellino ha, secondo me, una grande squadra, tanti giocatori bravi. Se noi andiamo a vedere domani, l'Avellino credo che abbia uno dei potenziali più forti davanti. Credo che saranno abbastanza compatti e sfrutteranno un po' le loro caratteristiche, sono la velocità, l'attacco, la profondità, queste sono le loro doti migliori. Tante volte si vedono, dalle partite che rivedi si prendono degli spunti in positivo e in negativo, quindi ci si può aspettare di tutto. Ma come dico sempre io, dobbiamo essere noi bravi a capire le letture della partita, ma soprattutto a cercare di fare quello che sappiamo fare noi. Ed ora parliamo della Virtus Lanciano, domani impegnata alle ore 15 a Chiavari sull'insidioso campo della Virtus Entella. D'Aversa dovrà fare a meno di Amenta e Ferrari, tra i pali invece dovrebbe rientrare Aridità in difesa in rampa di lancio Rigione. Ascoltiamo il tecnico dei Frentani D'Aversa. Mister D'Aversa, la certezza rimane il progresso nel gioco? Sì, sicuramente, però non basta, quindi ci auguriamo che oltre alla prestazione iniziamo a portare a casa qualche punto che è importante per la classifica. Domani la partenza, che vigilia è? Sì, domattina faremo un allenamento a San Buceto, dopodiché partiremo per direzione Chiavari, dove ci auguriamo di ritornare con un sorriso, il che significa avendo fatto risultato. Virtus tosta quella ligure? Sì, stanno facendo benissimo, sono 8 partite che comunque fanno 8 risultati consecutivi. È chiaro che tutte le partite sono difficili, andiamo in un ambiente, sappiamo, sia la situazione ambientale che del campo, però abbiamo dimostrato di far bene anche su altri campi. L'unica cosa da migliorare è concretizzare un po' quello che facciamo. Ecco. L'atteggiamento tattico sarà quello visto nell'ultima partita? Vediamo, è chiaro che bisogna ancora analizzare un po' la situazione della squadra avversaria, però bene o male credo che stravolgimenti non ce ne sono, perché comunque stiamo facendo bene ed è anche giusto dare un seguito a quello che stiamo facendo. Peccato per Ferrari, Amenta out, Paghera rientra. Sì, sono due giocatori importanti che in questo momento non possono venire con noi, è chiaro che però sicuramente chi andrà in campo al loro posto non sfigurerà e vorrà dimostrare appunto che sono importanti uguali, ma in un campionato penso che l'importanza di una rosa è appunto questo, nel momento in cui ci sono delle assenze, non far pesare queste assenze. Che Lanciano ha chiesto ai suoi?
Ma è quello che di continuare a migliorare, perché sotto quell'aspetto non dobbiamo mai fermarci, ma soprattutto di iniziare un po' a concretizzare, ecco, perché è vero sì che bisogna vedere la partita anche con il Cortone, un aspetto positivo, cioè nel senso che si è recuperata una partita, però è anche vero che lì dove magari sul campo meriti qualcosa in più è ora di portarla a casa. In Lega Pro il Teramo deve mettere subito in archivio la sconfitta nel derby contro l'Aquila. Rimini, infatti, l'obiettivo è centrare i tre punti per risollevare classifica e morale. Vivarini ha un grosso problema in difesa che è completamente da reinventare, mentre si lavora anche al tridente d'attacco. Ascoltiamo proprio l'allenatore Vincenzo Vivarini nella conferenza stampa pre-gara. Con le qualità e le caratteristiche degli attaccanti che abbiamo, per forza di cose dobbiamo lavorare a tre davanti, quindi il presidente non è che vuole il 4-3-3, il presidente vuole come me una squadra che vince, questa è la cosa che è importante, vuole un atteggiamento giusto dalla squadra, vuole diciamo il bello, vuole far spettacolo, che è la cosa che vogliamo tutti, insomma. Orazio penso giocherà sicuro, giocherà, ieri l'ho provato, è andato anche molto bene, è un ragazzo che ha tante potenzialità, spero che riesca ad imporsi nella squadra e possa dare continuità anche alla partita che farà a Rimini. L'importante è trovare, diciamo, quella cattiveria giusta, quella determinazione giusta che, e poi soprattutto gli atteggiamenti di squadra che a me interessano, che andiamo a migliorare, perché bisogna far bene, punto. Io sono uno che a me non piace cambiare e quest'anno purtroppo sto cambiando troppo, perché vedi infortunati, vedi squalifiche, sono cose che poi vanno a condizionare una prestazione, diciamo, generale della squadra, però mi piacerebbe che chi va in campo dia il meglio di sé e chi lo toglie poi, cioè, questo è il discorso della gerarchia, insomma. Ma io voglio pure io 6 punti nelle prossime 2 partite, penso che tutti quanti vogliamo questo, ma il presidente ha fatto un intervento in settimana, secondo me giusto, perché bisogna richiamare alle attenzioni tutti quanti, l'allenatore, gli addetti ai lavori, i direttori, i giocatori, bisogna cercare di essere tutti uniti e compatti per cercare di ottenere il risultato. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la seconda edizione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.